Salve, secondo voi è giusto pubblicare dei commenti da parte di chi sostiene contro ogni ragione di avere ragione? Di chi sostiene che il sottoscritto e Severino non abbiano compreso la prospettiva scientifica e ritiene che non abbia ricevuto risposte alle sue osservazioni? È giusto pubblicare dei commenti del genere? È giusto che altri possano leggere commenti del genere? Io ritengo di no. E perché no? Perché non è giusto pubblicare questi commenti? Perché sono semplicemente scorretti, ma sono di una scorrettezza assoluta. Quindi non per altro, non per l'arroganza più o meno implicita che contengono questi commenti, ma per la loro totale scorrettezza. Si fa passare la realtà per il contrario di quel che è. E la grandissima scorrettezza è enfatizzata in quei commenti dal ritenere che le osservazioni critiche da lui poste non abbiano ricevuto neanche risposta, quando poi ho ripetuto più volte che le risposte ci sono già. E sono state già esposte, ad esempio, in un live di quasi 4 ore, in una playlist dedicata al rapporto tra filosofia e scienza, e clamorosamente King Master e anche altri poi che ragionano in quei termini hanno il coraggio di negare l'evidenza assoluta. E non so più che pensare, sinceramente, rispetto all'atteggiamento di chi si pone in quei termini. Per questo ritengo che non sia giusto pubblicare quei commenti, perché pubblicare quei commenti significa legittimare affermazioni totalmente false, scorrettissime, e che attraverso le quali si mostra l'intento palese di fregarsene di quello che viene detto, di quello che viene esposto e spiegato. Addirittura richiede King Master che il sottoscritto sia meno prolisso. Quando poi ho cercato di rispondere nel modo più essenziale possibile, sia nel video che è dedicato a lui, il primo, sia nei commenti. Io ritengo che non sia giusto pubblicare certi commenti e credo che d'ora in poi leverò la possibilità di fare commenti critici, polemici, perché non se ne può più. Troppi hanno abusato di questa possibilità di commentare a sproposito, di far credere quello che pare. Anzi, propongo a tutta la community di YouTube che su video che riguardano contenuti importanti, culturali, filosofici, nozionistici, del pensiero, della critica e di quant'altro, non si dia la possibilità di scrivere mere opinioni. Basta con le opinioni. Un commento può essere critico, va bene la critica, ma nel commento deve essere riportata la spiegazione che si va a criticare in modo dettagliato e minuzioso. Limitarsi a scrivere solo delle opinioni critiche o pseudocritiche in questo caso, perché non possono essere critiche se non tengono in considerazione l'argomento di cui si parla. Con le opinioni si rischia solo di creare confusione, di distorcere le cose, di presentarle in modo alterato, anche perché, come già ho fatto notare, non è che io adesso stia colpevolizzando King Master di questo, sono molti altri pure che fanno in questo modo, però basta, non se ne può più. Per colpa di questo atteggiamento, diciamo che salta di più in modo evidente il commentino o i commentini proprio scritti a sproposito senza cognizione di causa rispetto ai contenuti del video. Quindi è inutile io che poi io faccia video dove spiego in alcune ore come quel live tutte le argomentazioni che riguardano Severino o anche solo dei brevi video di risposte se poi intanto prevale il commentino. Perché prevale il commentino? Perché salta di più all'occhio. È la prima cosa che viene notata, prima viene prima, diciamo, no? A livello visivo, l'occhiata a un commentino,
che non l'ascolto di mezz'ora, di 10 minuti o peggio di 4 ore. Ma poi quanta arroganza infinita ci deve essere per chi, non, ignorando totalmente quello che dice Severino, come anche il caso di King Master, pretende di sostenere con assoluta certezza che Severino non abbia capito niente del campo scientifico e che le sue critiche siano sbagliate in partenza. Quanta profonda e assurda arroganza, del tutto intollerabile, perché poi è oggettivamente vero il contrario, cioè che la filosofia sia la base anche della scienza, che il concetto di ente, di causalità, di spazio, di tempo, di energia, di movimento, di causa, di effetto, siano tutti ripresi dalla metafisica e dall'ontologia. E che la scienza presupponga l'incontraddittorietà dell'essere di tutti gli enti, dei significati, degli enunciati, dei contenuti che la riguardano. Ma questo vale per tutte le prospettive di pensiero e di conoscenza che non intendano autosmentirsi in partenza. Nonostante gli si spieghi che il concetto di essere non è una questione puramente verbale, linguistica, ma è ontologica, è oggettiva ed è presupposta anche dalla scienza. Nonostante gli si spieghi che la scienza presuppone già il concetto di essere e degli enti, e che presuppone che gli enti non siano un nulla assoluto, presuppone la scienza che il fenomeno X non sia il fenomeno Y, presuppone che gli esiti degli esperimenti di un certo tipo siano esiti di un certo tipo e non di un altro, presuppone giustamente, ma senza sapere il perché è giusto presupporlo, che una teoria che conferma un insieme di esiti, di interpretazioni di alcuni fenomeni che confermano una certa teoria, non la smentiscono contemporaneamente. E quindi che la teoria X sia sostenuta dagli esperimenti Y, K e Z è una teoria appunto confermata da quegli esperimenti, non simultaneamente confutata. E questo presupposto implicito generale implica il discorso dell'essere, perché è proprio in quanto ogni ente, ogni significato, ogni contenuto è quel che è e non è altro da sé, che è possibile affermare la distinzione tra le cose. Cioè il dire che una teoria X non è la teoria Y, il dire che una teoria confermata da certi esperimenti non è simultaneamente negata dagli stessi esperimenti, significa proprio affermare l'identità di ogni contenuto, di ogni frase, di ogni affermazione, di ogni pensiero, di ogni ente, di ogni significato. E significa contemporaneamente sostenere la distinzione di ogni ente da tutti gli altri. Il concetto di ente integra in sé tutte le cose, perché ogni cosa, ogni essente è un ente, cioè ogni cosa che si presenta esiste a modo suo. Allora la cosa clamorosa è che, nonostante sia stato già spiegato questo addirittura nel video che ho dedicato a King Master, nonostante sia stato spiegato molto più approfonditamente in quel live di quasi 4 ore, questo tizio se ne esce con queste sparate assurde, avendo proprio la faccia tosta qui di sostenere il contrario della realtà e accusando il sottoscritto di commettere il suo madornale errore. Io vi invito, io a questo punto pubblicherò anche l'ultimo commento che ha scritto, io non lo volevo pubblicare, però lo commento in modo che tutti possano leggere, poi chiedo a tutti di guardare quel live di quasi 4 ore, di guardare con pazienza la playlist sulla filosofia e la scienza e di constatare come ragionino scientisti come questo, perché lui rappresenta la maggior parte degli scientisti che arrogantemente e senza cognizione di causa si permettono di scrivere certe fesserie. Il problema non è solo l'arroganza, il problema è proprio che dicono cose assurde, totalmente gambate in aria, che oggettivamente già nei video che sto facendo adesso si mostrano come tali, cioè come totali assurdità. Ma l'insistenza che davvero è clamorosa, cioè nonostante si spieghi con tanta pazienza e umiltà un certo tipo di cose, ci si deve pure sentir dire di non sapere cosa dice la scienza. E tutto questo errare da parte sua
perché lui presuppone di avere ragione senza dimostrarlo in alcun modo, lo pretende e basta. E cosa sempre grave, arriva a dire che Severino sbaglia a criticare la scienza perché Severino semplicemente rileva degli errori nella scienza, o meglio, precisamente, non nella scienza intesa come contenuto del sapere specifico della scienza. Severino non si è mai permesso, e neanche io, di dire che il sapere scientifico non sia attendibile o utile e non abbia un suo valore, ma quando mai? Ma la mentalità che l'interpretazione scientifica del mondo porta avanti è errata. L'idea che la realtà sia un insieme di particelle, di atomi fisici che funzionino secondo un rapporto reale di causa ed effetto. E King Master, non capendo, perché lui non sa nulla di Severino, a differenza mia e di Severino, che sappiamo quello che dice la sua prospettiva, lo sappiamo meglio di lui. Senza alcuna arroganza, non si deve offendere l'amico King Master, perché non ce l'ho personalmente con lui, ma è intollerabile assolutamente l'atteggiamento che mostra, il tipo di commenti che scrive, quello è proprio intollerabile. Quindi basta, basta assolutamente. Ma è proprio in torto totale, perché come fa una persona che non conosce un argomento, e lui oggettivamente lo ha anche ammesso di non conoscere nulla di Severino, e si vede che non conosce nulla di quello che spiega e di quello che propone, da quale punto lui crede di poter criticare Severino? Solo perché presuppone arrogantemente, qui e arbitrariamente, che la sua prospettiva di pensiero sia automaticamente giusta, nonostante sia tutto smentito quello che lui crede. Questa è la cosa clamorosa. Leggete bene tutto quello che è scritto nei miei confronti e andate a guardare quei live di quasi 4 ore e potrete constatare l'assoluta infondatezza e scorrettezza di tutto quello che dice. Qui abbiamo un caso clamoroso. Per questo vi invito a guardare tutto questo, a leggere e a confrontare quello che sto dicendo con i fatti che vi sto indicando. Perché così la maggior parte degli scientisti che ragionano in quei termini si renderà conto automaticamente di star sbagliando. Quindi è un esempio, è esemplare da questo punto di vista. Per quello vi chiedo di andare a guardare bene quei video, di leggere tutti i commenti suoi, i miei commenti di risposta. Dopodiché basta, non è più possibile accettare ancora commenti di questo tipo. Che cosa significa? Che io non dia la possibilità di esprimersi? Che sciocchezza. Non darei la possibilità di esprimersi a nessuno se non dessi l'opportunità di confrontarsi in live con me. Ma siccome la live è aperta a tutti ed è il luogo dove i sotterfugi non si possono usare con tanta facilità, il mio invito anche per King Master è di fare un live, se crede di avere ragione. Perché nel live, voglio dire, non si possono usare sotterfugi di quel tipo. Non si può, dopo aver ascoltato una certa argomentazione, scrivere un commentino nel quale non si tiene in considerazione quell'argomentazione. O se lo si fa, poi si viene automaticamente smentiti, perché poi l'interlocutore può far notare che nella sua risposta non sia presente quello che l'interlocutore stesso ha spiegato. Cosa che nei commenti invece non avviene. Allora non vorrei che si giochi su questi stratagemmi e sotterfugi. Invece in live è molto più difficile usare certi sotterfugi, proprio per questi motivi. Se uno risponde fischio per fiasco, è palese. Inoltre, in un dibattito live, anche tipi come King Master o altri sono costretti a porre maggiore attenzione, ad ascoltare prima di parlare, a dover rispondere a quello che viene precisamente detto, non a rispondere sulle loro stesse convinzioni alterate, distorcenti del contenuto che pure ignorano. Quindi io non lo so come faccio a pretendere una persona di poter fare critiche su queste basi. È clamoroso, è assurdo, però
È la goccia che fa traboccare il vaso. Probabilmente molti non saranno d'accordo con questa mia scelta, cioè di non dare più la possibilità di non di scrivere commenti, di approvarli. Commenti critici che non siano veramente critici. Va benissimo il commento critico, però deve essere un commento nel quale l'argomentazione che viene esposta in video venga ripresa in maniera precisa e dettagliata e poi se ne faccia una critica pertinente, cioè che tenga in considerazione quel che viene detto, non che non tenga in considerazione quel che viene detto, ma che crei un argomento fandoccio o senza neanche argomento fandoccio ci si limiti a porre delle pseudocritiche, col tentativo solo di negare, svalutare o screditare i contenuti che vengono esposti nel video. Se si pone attenzione su questo aspetto e su tutto quello che ho detto, si noterà invece che facendo in questo modo il sottoscritto tutela la possibilità di esprimersi, ma di esprimersi in modo, come posso dire, consapevole, perché non è giusto che un argomento esposto in video e che avanza delle tesi di un certo tipo possano essere contestati da mere opinioni. Io non faccio opinionismo con quei video e quindi pretendo che la critica non sia una mera opinione, soprattutto secondita di tanta arroganza con la quale si pretende di affermare il contrario della realtà, con la quale si pretende di negare la ragione che è presente in quei contenuti e di affermare la ragione che non è presente nei propri contenuti, come quelli di King Master. Tutto qui. Penso che in realtà, semmai sono coloro che a oltranza pretendono che i commenti vengano sempre pubblicati, qualunque essi siano, credo che siano loro invece a volere una certa confusione e ambiguità o a favorirla. Perché il condizionamento negativo che certi commenti possono produrre in chi magari si imbatte per la prima volta in certi video, in certi contenuti, non è anch'essa una brutta influenza? Non è anch'essa una modalità di distorcere, di distorsione e di limitazione, quindi, della possibilità di comprendere liberamente e apertamente certi contenuti, che già di per sé sono difficilissimi da comprendere, già di per sé sono antintuitivi, già di per sé vanno contro il pensiero comune, aggiungere addirittura opinioni offensive, nel senso non dell'essere volgari, ma offensive nel senso che screditano in modo così arrogante e ingiustificato certe posizioni. Lo trovo ingiusto. Quindi, in definitiva, non tolgo la possibilità a nessuno di esprimere le proprie considerazioni. E chiunque può esprimere anche le proprie opinioni, purché lo scriva che è un'opinione personale, purché scriva, secondo me, secondo il mio personalissimo e opinabilissimo punto di vista relativo, ipotetico e infondato, proprio perché non basato sull'incontrovertibilità assoluta, io ritengo che il tuo discorso non sia giusto. Punto. Se uno si limitasse a ciò, io lo potrei anche lasciar passare un commentino privo di argomentazioni, fatto solo di opinioni. Ma quando poi la forma cambia, e l'opinione, la mera opinione viene spacciata per verità, per cosa incontestabile? No. Chi lo vuole esprimere quel tipo di parere lo può fare in live, quindi io non nego la possibilità di esprimersi, però dico si faccia avanti in live chi vuole agire in questo modo, perché in live i sotterfugi non si possono usare in questo modo. Inoltre, YouTube dà lo spazio anche agli altri di poter fare i propri video, di poter scrivere altrove i propri pareri, le proprie opinioni. Quindi non è che io limiti qualcuno, semplicemente gestisco in modo intelligente, serio e giusto, corretto lo spazio che YouTube mi offre. Anzi, io invito, lo ripeto come stavo dicendo prima, a fare questo anche da parte degli altri, anche gli altri dovrebbero fare così. Non vuol dire censurare nulla, vuol dire solo, tra virgolette, spronare
diversi critici e contestatori per quanto riguarda vari argomenti a porre critiche, diciamo, pertinenti e a porre innanzitutto attenzione a quel che si dice. Prima ascoltare e sapere e poi criticare. La cosa clamorosa è che bisogna addirittura rimarcare l'ovvio fino a questo punto. E questo è solo un aspetto. Poi per quanto riguarda sempre i contenuti specifici, a King Master avevo pure spiegato con pazienza che il divenire è contraddittorio ed è implicato dalla trasformazione, dal concetto di causalità, di trasformazione, di produzione di effetti, ma nulla, siccome pretende di avere aprioristicamente ragione, perché pretende dogmaticamente, secondo le sue fantasie irrazionali qui, che la scienza sia una cosa, la filosofia non abbia diritto di porre certe considerazioni, lui ritiene che qualunque considerazione sia automaticamente sbagliata, quindi commette una serie di fallacie una dopo l'altra, una dentro l'altra, a mo' di matrioska, e poi sul divenire gli è stato spiegato tutta quella serie di cose e se ne esce poi con le solite sciocchezze del tipo ma che l'ente è un concetto relativo, il concetto di essere filosofico magari non corrisponde a quello scientifico, qualcun altro scriveva l'apparire, la struttura dell'apparire, l'apparire è un significato ambiguo. Quando poi invece l'apparire di cui parla Severino è quello più oggettivo di tutti, perché è fondamento di tutte le interpretazioni, di tutti i significati, di tutte le forme di giudizio, di tutte le rappresentazioni, quindi anche della rappresentazione scientifica. E tra l'altro questo fondamento dell'apparire non è solo il punto di partenza inconsapevolmente e implicitamente adottato da tutti e da tutte le prospettive di pensiero. Lo ripeto, anche scientifico, ma è un punto dal quale non si esce mai fuori. È una struttura che permea tutto l'itinerario della conoscenza, del pensiero. Tra l'altro, lui, King Master, presuppone quando parla già una struttura ontologico-metafisica e lui neanche se ne rende conto, perché poi la cosa più assurda è paradossale che neanche si rendano conto molti di loro di star già presupponendo delle cose infondate in quantità industriale, del tipo che la realtà sarebbe una struttura oggettiva, fisica, esterna dalla coscienza, esterna dalla mente, perché poi interpretano arbitrariamente che cosa sia la mente, cosa sia la coscienza, secondo già dei parametri ipotetici che però vengono assunti come incontrovertibili, quindi da premesse infondate che loro adottano come certezze, arrivano a negare invece le vere certezze, cioè il fondamento di Severino e ciò che, diciamo, emerge da quel fondamento. Ricordiamo che questo fondamento dell'apparire non è una semplice ipotesi, ma è la condizione di possibilità di ogni pensiero, di ogni enunciato, di ogni cosa, ed è presupposto anche dalla scienza, come dicevo prima, l'apparire, il manifestarsi del mondo e l'incontraddittorietà di tutte le cose, il principio di identità e di opposizione. Ora, tutto questo, io lo ripeto, l'ho spiegato in quasi 4 ore di live, ho approfondito tutte queste cose e ovviamente non è sostitutivo neanche quel live degli studi approfonditi sui testi di Severino. Quel live serve per poter iniziare a parlare di queste cose e King Master pretende non solo di poter parlare, ma di poter addirittura criticare quel pensiero, senza neanche aver visto quel live che è come minimo propedeutico per poter iniziare a parlare di queste cose, per pensare di poter criticare queste cose. Probabilmente neanche quel live basta. Quel live serve solo per iniziare a capire certe cose e per approfondirle seriamente con gli studi di quei testi teoretici fondamentali. E poi dopo si può iniziare a fantasticare di poter forse trovare delle critiche pertinenti. Se no è pura arroganza ed è un tentativo assurdo quello che viene posto da King Master e da chi ragiona, tra virgolette, in questi termini.
Basta, più di questo non voglio dire. Il concetto del divenire, quindi viene spiegato minuziosamente il perché risulta contraddittorio, e lui, questo King Master, se ne usciva già altri giorni fa dicendo che il divenire la scienza non lo intende nel modo in cui ne parla Severino, ma grazie, grazie che la scienza non, a parole esplicitamente crede di non intenderlo in quel modo. Ma Severino ti spiega che in realtà lo deve intendere in quel modo perché parte da certi presupposti la mentalità scientifica, e quindi in realtà lo deve intendere e lo fa nel modo nichilistico, cioè contraddittorio, che comporta l'annullamento di alcune determinazioni che sono anch'esse degli enti, degli essenti, e che comporta anche la produzione dal nulla di altri essenti, in primis del livello mentale, e poi anche di tutte le caratteristiche sensibili che, siccome nella tua prospettiva, non risulta presente una dimensione superiore che contenga tutte le determinazioni che non appaiono più e che non appaiono ancora adesso. E non avendo questa struttura dell'apparire infinito, la tua prospettiva comporta l'annullamento di alcune determinazioni e il subentrare dal nulla di altre, perché lo scomparire totalmente da questo livello finito dell'apparire nel tuo modello coincide con l'annullamento. Non esistere più in questo piano qui, non essendoci altri piani nei quali tutto sarebbe conservato per quel che è, per come appare qui, implica per forza il loro annullamento. Ora, spiegatemi voi se è possibile che non si accetti questo e si continui a dire che, siccome Severino rileva tutte queste contraddizioni nella prospettiva scientifica, sbagli lui, sbagli Severino, no, non sia sbagliata la prospettiva che lui critica, ma sbagli Severino perché la scienza esplicitamente non dice questo. Grazie mille. Non vuol dire nulla che non lo dica esplicitamente, quel che conta è che in realtà a livello implicito lo dice tutto ciò. E King Master non lo accetta perché ciò vorrebbe dire ammettere di aver sbagliato. È una questione sempre di ego, di attaccamento alle proprie idee. E la cosa più clamorosa è che si crede che valga questo per il sottoscritto. Magari si può pensare che sia io attaccato alle mie idee. Io che così tanto tenevo all'idealismo di Berkeley e in parte l'ho abbandonato quando mi sono reso conto del rigore maggiore nel pensiero di Severino. Anzi, più che maggiore, assoluto. In realtà poi ho capito che mi ero avvicinato all'idealismo di Berkeley, lo sostenevo tanto perché si avvicinava a quel rigore estremo che poi ho trovato in Severino e che non potrà essere più eguagliato, perché una volta appurato che quel fondamento lì, quello dell'apparire, viene prima di tutto, perché qualunque pseudo-fondamento ci si inventi, in realtà è noto e saputo perché intanto appare e si manifesta, e quindi non potrà mai essere vero fondamento, ma si confermerà sempre vero fondamento la struttura originaria dell'apparire di cui parla Severino. E dal momento che lui trae tutte le conclusioni da questa struttura fondamentale in modo rigoroso e assoluto, non ci potrà mai essere nessun pensiero che possa superare quel rigore. Non dico per forza che Severino abbia affermato delle conclusioni corrette, ma la base da cui parte è incontrovertibile. Ci potrebbero forse eventualmente essere degli errori nelle deduzioni che riguardano le conclusioni di quel sistema, ma non ci possono essere dubbi sulla base incontrovertibile. O se uno li vuole avere, li può avere solo fin tanto che non li studia certi argomenti. Ma se non li studia, non hai il diritto di affermare aprioristicamente che siano sbagliati certi contenuti con le loro pretese. È chiaro? Con le pretese che tali argomenti portano avanti. Questo è il succo, è il messaggio di quello che sto cercando di far capire. E basta, perché altrimenti mi ripeterei pure. Guardatevi quel benedetto live, non fatemi perdere più tempo e spero che
che questo video possa essere un modo di spronare chi vuole fare critiche a farle in modo pertinente e soprattutto a sapere bene quello che vanno a criticare. Perché nei fatti, e qui lo si può capire guardandomi in faccia perché il volto qui parla chiaro, King Master, caro King Master, non te la prendere, ma è tutto il contrario di quello che dici. Sono assolutamente sicuro di quello che sto dicendo, ma la sicurezza di cui sono forte e sicuro non è una mera convinzione, è la sicurezza di chi sa perfettamente con cognizione di causa quello che sta dicendo, perché conosce perfettamente il tuo punto di vista e sa i limiti di quel punto di vista. Perché ha entrambe le parti per poterle confrontare, il tuo punto di vista, che è ripreso fedelmente da Severino e smontato punto per punto, e le critiche che tu poni senza conoscere minimamente invece quello che spiega Severino, sia a livello di critica che a livello costruttivo positivo. E va bene. Cari saluti a tutti, anche a King Master. E buona riflessione, ma soprattutto buona accettazione.